Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dall'ingresso del conventino garganico, dove qui Padre Pio, soprattutto nei primi anni, accoglieva tanti pellegrini forestieri che giungevano assetati di Dio, assetati di risposte. Come ad esempio un padre domenicano che era un conoscente di un certo Graziano Borrelli, che racconta questa testimonianza, l'ha raccontata a padre Marcellino Iasenzaniro, e gli disse un giorno: Graziano, quando sarai a San Giovanni Rotondo, fammi una grande cortesia, ho un piccolo problema di un consiglio spirituale con un'anima. E gli disse nome e cognome: puoi chiedere a padre Pio come debbo comportarmi con quest'anima, lui sicuramente capirà, se è veramente uomo di Dio capirà, disse proprio questo frate domenicano, e mi andrà a rispondere in modo adeguato. In una visita che lui fece, Graziano, quando venne qui a San Giovanni Rotondo, fece alla lettera quello che il sacerdote gli aveva chiesto. Padre Pio gli diede una risposta immediata, schietta, disse: devi dire a questo frate che deve preparare quest'anima all'incontro con Dio, al grande passo, la deve preparare alla morte. Graziano torna dal frate domenicano, gli racconta tutto, gli racconta quindi quello che gli ha detto Padre Pio, e subito lui, con un piccolo sorriso che rivelava effettivamente scetticismo, non credeva alle parole di Padre Pio. Dopo 10 giorni Graziano riceve la telefonata di questo frate domenicano, che gli dice: sai Graziano, quella donna che avevo una particolare cura e cui avevamo chiesto a Padre Pio un consiglio, quella donna